Direi che possiamo iniziare. Continuiamo in questo percorso sull'Europa, globalizzazione Europa, di cui abbiamo cominciato a discutere ieri con Andrea Colli. Abbiamo fatto Ah, ieri. bene. Andrea è stato molto bravo, ha fatto una cosa molto simpatica. Diciamo Andrea, perché Giuseppe Berta, che voi conoscete, quelli più conoscete, poi è anche collega. Certo, il mio dottor dipartimento. Esatto, Il mio direttore dipartimento. stesso dipartimento. Quindi. E continuiamo questo percorso e ragioniamo un po' sulle forze politiche in Europa, in particolare a noi sta a cuore le forze politiche della sinistra in Europa e quindi ragioniamo un po' sul laburismo e socialismo europeo, la prova. E Giuseppe Berta, siete uno studioso di storia delle imprese, storia delle imprese, ma perché qui in realtà, pur essendo studioso di storia delle imprese, ha scritto cose che io ho trovato interessantissime sulla crisi della socialdemocrazia e poi abbiamo discusso a lungo del laburismo, quindi mi sembrava francamente di grandissimo interesse avere un suo contributo su questo nodo per noi davvero importantissimo, cioè dove sta andando la socialdemocrazia europea e il laburismo europeo. Mi sembra una questione di enorme importanza. Io ringrazio tantissimo Giuseppe per essere qui con noi, a parte che è stato qui tante volte, poi con la Casa della Cultura collabora tantissimo, quindi mille motivi di riconoscenza nei suoi confronti, di gratitudine a te Giuseppe, grazie mille Grazie, ancora. grazie Ferruccio, grazie per questa nuova occasione, dove propongo un argomento un po' diverso da quelli che sono soliti affrontare a questo tavolo. Appunto, come diceva Ferruccio Capelli poco fa, abbiamo parlato spesso di industria, abbiamo parlato di lavoro, di rappresentanza sindacale e degli interessi, e non ho mai affrontato prima un tema politico, anche se, come vedrete, il modo in cui lo affronterò oggi ha qualche nesso con le questioni cui accennavo prima. Il tema, ovviamente, quello che abbiamo tutti davanti è la crisi della sinistra europea e la crisi della tradizione socialista europea. Non ho bisogno di molti elementi per ricordare che questa crisi è oggi al suo punto più grave, di maggiore gravità. Appunto, prima di iniziare a parlare qui, ricordavamo con Ferruccio, per esempio, l'ultima crisi drammatica dei socialisti francesi, costretti addirittura a vendere la loro sede storica a Parigi, cioè anche eventi che simbolicamente mettono in evidenza il crollo di consensi e la crisi di radicamento che contraddistingue queste forze. Ma soprattutto, se dobbiamo guardare l'Europa, la crisi più grave, mi sembra, quella della socialdemocrazia tedesca, perché anche questa è al suo punto più basso e le ultime elezioni tedesche hanno messo in luce come sia lontanissima non solo dalla possibilità di esercitare un ruolo di governo, una funzione di governo in posizione di maggioranza, ma non è più nemmeno possibile un'ipotesi di grande coalizione come è stata quella degli ultimi anni, che vedrebbe i socialisti tedeschi in una condizione estremamente minoritaria e dunque segnerebbe probabilmente il loro decadimento finale. Di qui la decisione di Schulz, della leadership della SPD, di non prendere più in considerazione un'ipotesi di governo, di partecipazione al governo in una posizione così subordinata a quella dei cristiano-democratici. Questo smottamento europeo ha tante declinazioni possibili. Lasciamo perdere per un attimo il quadro del nostro paese e teniamoci fuori dai confini italiani. E fuori dai confini italiani vediamo che con una parziale eccezione per un paese piccolo come il Portogallo, che però ha condotto un'esperienza di governo interessante, oggi le prospettive della sinistra europea e di estrazione socialista sono al loro minimo storico, tranne che in un caso, che
il caso più apparentemente più controverso all'inizio. Il caso è quello del laburismo inglese. Il laburismo inglese ha avuto un esito sorprendente alle ultime elezioni. Ricordiamo tutti che la leader conservatrice Theresa May aveva indetto le elezioni la scorsa primavera allo scopo di rafforzare la propria presa politica, convinta che quelle elezioni le avrebbero dato un più fermo controllo da un lato sul Partito Conservatore, dall'altro sull'insieme delle procedure che dovrebbero portare in maniera sempre più misteriosa, occorre dire, alla Brexit. Avete visto che proprio in questi giorni addirittura ha posto Theresa May una data alla Brexit nel 19, una data che tutti gli osservatori, ma anche molti partecipanti in una posizione protagonista nel gioco politico, considerano impossibile, perché non c'è ancora nessun negoziato. Comunque, partiamo da questo elemento. Theresa May, che non era stata sul fronte pro-Brexit, ha sempre avuto un comportamento opportunistico nel caso dell'Inghilterra, ha però cavalcato la tigre della Brexit quando ha visto che David Cameron aveva fatto l'errore clamoroso che ha portato alla estromissione dal governo e alla fine della sua carriera politica. E allora aveva indetto la primavera scorsa le elezioni parlamentari allo scopo appunto di consolidare il proprio peso e la propria autorità di governo, facendo i conti sbagliati. Cioè, calcolando che Jeremy Corbyn, un leader eccentrico rispetto alla tradizione laburista recente, non avesse alcuna chance. Le cose non sono andate così. Il divario resta sensibile. Sono 50, oltre 50 parlamentari di differenza tra i laburisti e i conservatori, ma i conservatori non hanno nemmeno la maggioranza assoluta e devono appoggiarsi a nel Parlamento inglese per governare agli gli irlandesi unionisti, il nord dell'Irlanda, dell'Ulster. Allora la cosa interessante è: ma che cosa è successo? Perché il Partito Laburista, che era considerato marginale oramai e che la stessa leadership conservatrice considerava alle corde, non più in grado di rappresentare una alternativa possibile, ecco, come è potuto succedere che il Partito Laburista, con la sua storia tormentata negli anni recenti, sia adesso l'unico, diciamo così, a incarnare la possibilità di una sinistra di governo che probabilmente vedrà aumentate le proprie chance nei prossimi mesi, se non anni, perché la crisi del governo inglese è sempre più forte. Pochi pensano che Theresa May riesca ancora a governare a lungo e molti pensano anzi che ci possa essere un nuovo passaggio elettorale proprio a motivo della instabilità della situazione politica. Eppure noi ricordiamo tutti che negli anni del decennio di governo blairiano, grosso modo, po' meno di 10 anni, ma se mettiamoci anche il governo di Gordon Brown, il Partito Laburista aveva letteralmente cambiato faccia, no? Ed era diventato l'ispiratore per una svolta centrista, diciamo così, più orientata al centro, che è stata seguita anche da altri dirigenti dell'area di centrosinistra. Non posso non ricordare che Matteo Renzi ha più volte evocato, al momento della sua ascesa politica, il modello positivo di Tony Blair. Allora è un po' strano, perché se uno guarda alla storia si trova di fronte a una anomalia, o come io preferisco dire, a una specificità laburista
che distingue la traiettoria politica del Partito Laburista dagli altri partiti della sinistra europea. Nel senso che gli altri partiti della sinistra europea hanno seguito una parabola fino a un certo punto analoga a quella del laburismo, nel senso che pensate alla SPD negli anni di Schröder, pensiamo a tutti gli interventi condotti sulla flessibilizzazione del mercato del lavoro in Spagna e così via. Insomma, in un certo senso Tony Blair è riuscito nella seconda metà degli anni 90 del secolo scorso a incarnare la svolta di governo. Poi però quella vicenda è finita come è finita e questa ha un po' trascinato con sé il resto della sinistra europea, e tuttavia il laburismo non ne paga quel prezzo, prezzo più alto, non ne paga soprattutto quel prezzo altissimo che molti avevano pronosticato, avevano detto senza Blair, delegittimati da queste svolte recenti, delegittimati soprattutto dalla perdita d'efficacia delle politiche economiche e sociali di fronte agli effetti della grande crisi di questi anni e le lacerazioni profonde che essa ha indotto nel tessuto sociale, ecco, il laburismo era un po' dato per spacciato. L'aver poi svoltato a sinistra con la leadership di Jeremy Corbyn sembrava dover peggiorare addirittura le difficoltà del laburismo. Così invece, contrariamente alle aspettative, non è avvenuto. Io vorrei ragionare un po' con voi sul motivo di questa specificità laburista, cioè perché la storia del laburismo non è assimilabile al resto della socialdemocrazia europea. Allora io, non dimenticando mai che il mio mestiere è di storico, faccio un breve richiamo alla storia del Partito Laburista e alle sue fasi e al rapporto che il laburismo ha avuto con la sinistra europea, e poi vengo allo scenario più recente dei nostri giorni. Allora, vorrei ricordare che il Partito Laburista è un partito che ha una storia diversa dagli altri partiti socialdemocratici. Esso nasce nel 1906. Nasce in seguito al fatto che c'era stata una sentenza nei tribunali molto sfavorevole al lavoro organizzato, ai sindacati. Allora un gruppo di militanti e intellettuali di estrazione socialista legati alle trade unions, cioè al movimento sindacale inglese, decisero che era importante arrivare a creare un quadro istituzionale favorevole al mondo del lavoro, favorevole al lavoro organizzato. Il partito laburista, Labour Party, che non ha, come vedete, il richiamo al socialismo nella sua denominazione, nasce all'inizio del Novecento come, in un certo senso, proiezione parlamentare del movimento sindacale inglese, delle trade unions. Nasce allo scopo di costituire una cornice istituzionale e normativa favorevole all'avanzamento e al consolidamento dei diritti dei lavoratori. Questa è l'origine del Partito Laburista, dunque un'origine diversa, la contrapposizione è quasi banale a ricordarlo, è col modello della socialdemocrazia tedesca, che nasce invece dalla tradizione marxista, ma soprattutto nella versione di Engels. Engels aveva seguito passo dopo passo la nascita e il consolidamento della SPD fino al momento della sua morte nel 1890. Marx era morto prima di poter assistere a questi cambiamenti. Engels vive più a lungo di lui, perciò vede
l'Espedè nascere e avere un riconoscimento, una legittimazione parlamentare all'interno dell'istituzione dell'impero guglielmino, e perciò è in grado di influire direttamente. Finché visse, anche se viveva a Londra, Engels era considerato il nome tutelare dei socialdemocratici tedeschi, i quali si rivolgevano a lui per averne indicazioni non solo di natura teorica ma anche di natura pratica. Vorrei ricordare anche, che può sembrare un paradosso, ma il primo e il più celebre dei revisionisti, quello che vollero applicare una revisione del marxismo al Novecento, vale a dire Edward Bernstein, era considerato l'allievo più diretto di Engels. Il laburismo non ha questa storia, il laburismo ha tante anime. Anzitutto, come ha ricordato un bravissimo studioso di storia italiano, Edoardo Grendi, che studiò nei primi anni 60, pubblicò un libro ancora oggi fondamentale che uscì presso la Fondazione Feltrinelli, L'avvento del laburismo. Il laburismo aveva tante facce: era un movimento sindacale, era la proiezione politica del movimento sindacale, un movimento sindacale che aveva forti radici nelle regioni del nord e del centro del Regno Unito, cioè della Gran Bretagna, e aveva perciò anche delle differenze territoriali a seconda dei mestieri, delle categorie, dei settori industriali che si organizzavano sindacalmente e che davano in un certo senso il loro imprinting alla politica. E poi c'erano certamente anche qui le componenti intellettuali del laburismo inglese. Le componenti intellettuali, ecco, ricordiamolo perché è bene sottolineare questo punto, soprattutto oggi, non avevano una matrice marxista. Da questo punto di vista c'erano socialisti che erano fondamentalmente dei riformatori sociali, che ambivano ad attuare un piano di riforme sociali, ma che non aveva sullo sfondo la trasformazione socialista della società, aveva semplicemente il rafforzamento dei diritti e delle tutele per i lavoratori. All'interno di questo variegato mondo di intellettuali aveva una posizione di spicco una coppia di intellettuali che, celebre nel mondo inglese, si chiamavano Beatrice e Sidney Webb. I Webb erano nel mondo della sinistra inglese di fine 800, inizio 900, molto influenti grazie alla loro capacità. Era una coppia di intellettuali che lavorava a stretto contatto. Tra i molti libri e pamphlet che producono, sono due opere che sono rimaste. Una è La storia del movimento sindacale, uscita nel movimento sindacale inglese 1893, la prima storia dedicata al fenomeno sindacale, studiata da persone che stavano dalla parte dei sindacati ma applicavano categorie critiche di analisi. E poi nel 1897 un libro, a mio avviso, più importante, che si chiama Industrial Democracy, democrazia industriale, un termine che poi è entrato nel linguaggio corrente. È entrato nel linguaggio corrente con un'accezione però diversa da quella che aveva dato loro i Webb all'inizio. Vale a dire, democrazia industriale per i Webb era niente altro che la contrattazione collettiva dentro il sistema economico. L'idea era che l'estensione della contrattazione collettiva implicava il potenziamento dei diritti dei lavoratori. Questo controbilanciava che cosa? L'autorità dell'imprenditore in fabbrica, nei luoghi di lavoro. Ecco perché democrazia industriale. In realtà noi oggi impieghiamo ancora
questa espressione, che poi si è radicata soprattutto nelle socialdemocrazie del nord, scandinave e così via, per identificare dei meccanismi e delle procedure di partecipazione dei lavoratori alle decisioni di impresa, una sorta di elemento correttivo introdotto nella vita economica delle imprese. Allora, il Partito Laburista nasce avendo questo retroterra: il movimento sindacale che dà i soldi necessari all'organizzazione politica e aiuta sul nascere l'organizzazione politica, perché il sindacato è più forte dei primi laburisti, e poi questi nuclei intellettuali di estrazione non marxista. Il rapporto col movimento sindacale è il rapporto peculiare, cioè i sindacati vogliono che avere un agente politico nelle istituzioni che tuteli non tanto i loro interessi specifici, ma che agisca sul quadro normativo allo scopo di fare in modo che i diritti dei lavoratori, delle loro organizzazioni, vengano riconosciuti. Questa è la cornice. Una cornice che cambia col tempo, inevitabilmente. Quando cambia col tempo? Ma cambia già molto, per esempio, fin dal 1918. Siamo alla fine della guerra, le battute finali. Il Partito Laburista, come gli altri partiti, i maggiori partiti socialisti europei, è stato coinvolto nello sforzo della guerra e ha avuto un atteggiamento non così di aperto sostegno alla politica nazionale come i socialdemocratici tedeschi, austriaci e così via, ma certo ha partecipato anch'esso allo sforzo bellico, con l'idea però, come tutta la sinistra riformista di allora, di presentare il conto alle istituzioni alla fine della guerra e avere perciò la legittimazione a politiche sociali, soprattutto nel campo del welfare, molto più incisive di quegli embrioni che si erano affacciati prima del conflitto. Allora, chi scrive lo statuto del Partito Laburista? Lo scrivono quei due signori, Sidney e Beatrice Webb, che si preparano un testo che poi viene approvato, e sarà in vigore fino all'avvento di Tony Blair, tantissimi anni. È uno statuto che resta quello di un partito non marxista, ma un punto molto delicato nella cosiddetta clause 4, la quarta clausola del Partito Laburista, che impegna il partito a, per via democratica, conquistare il controllo pubblico, cioè la proprietà statale, di tutti i mezzi di produzione e di scambio. Vale a dire che l'intera economia doveva essere sottoposta alla nazionalizzazione. Il programma di lungo termine del Partito Laburista era di nazionalizzare tutte le leve economiche, perciò una svolta certamente in senso radicale, anche se non era una svolta nel senso della rivoluzione russa. I Webb non sostennero la rivoluzione russa, diventarono, ahimè, devo dire, tardivi sostenitori di Stalin nella seconda metà degli anni 30, quando fecero, molto anziani oramai, un viaggio in Unione Sovietica, tornarono e scrissero un libro che alienò loro molte simpatie nel loro mondo, che si chiamava Il comunismo sovietico, una nuova civiltà. Libro, due volumi imponenti, che in Italia tradusse poi Einaudi nell'inizio degli anni 50. Allora, questo diventa il secondo partito laburista che della storia, un partito che si vota formalmente alla nazionalizzazione dell'economia. Però una cosa sono i principi, una cosa sono le
opportunità reali e soprattutto le politiche di governo. Negli anni 20 del secolo scorso il Partito Laburista divenne un partito di governo, prima di minoranza e poi da solo di maggioranza. Cioè, arrivò al governo nel momento peggiore, alla fine degli anni 20, quando stava per esplodere la crisi del 29 in America. La crisi del 29 in America arrivò in Europa dal 31 in avanti e colpì tra l'altro anche il nostro paese. Perché arrivò la grande crisi del 29 nell'Europa degli anni 30? Un fatto destinato a cambiare la nostra storia. Ci arrivò per un fatto molto semplice, che durante la prima guerra mondiale gli Stati Uniti si erano sostituiti alla City di Londra nel compito di banchieri mondiali. Gli Stati Uniti erano entrati in guerra per ultimi, formalmente dichiararono guerra alla Germania e all'Austria e alla Turchia nel 16, ma entrarono di fatto in guerra nel 17, e la partecipazione militare degli Stati Uniti alla prima guerra mondiale fu estremamente modesta. Furono soprattutto soldati mandati a combattere sul fronte francese. In Italia furono aiuti di carattere soprattutto logistico e di assistenza. Ecco, in Italia per gli americani venne a combattere Ernest Hemingway, che scrisse il suo primo romanzo famoso, Addio alle armi, proprio basato sulla sua esperienza come infermiere della prima guerra mondiale. Ma il compito di banchiere del mondo degli Stati Uniti, il ruolo di Wall Street, fu enormemente amplificato dal primo dopoguerra, perché l'Inghilterra non poteva più avere quel ruolo, si era dissanguata per sostenere la guerra, e così via tutti gli altri. Gli Stati Uniti allora si trovarono a essere il banchiere del mondo, il paese più ricco e più forte del mondo, che a motivo della ricchezza accumulata poteva aiutare la ripresa economica europea. E anche il rilancio dell'economia tedesca, il piano Dawes nel 1924, il piano Young nel 1928-29, erano appunto i banchieri di Wall Street che prestavano i soldi a tutta l'Europa, quella che aveva vinto e quella che aveva perso la guerra, anche agli inglesi, anche all'Italia. Ma ahimè, l'esplodere della grande crisi del 29 fa sì che tutte le attività bancarie collassino e si fermino. E allora che cosa succede? Che bisogna richiamare i capitali che Wall Street aveva mandato in Europa nella madre patria, lasciano questa sponda dell'Atlantico e tornano da dove erano venuti. Ciò getta in una crisi profondissima l'economia europea. In quel momento sono al governo i laburisti. I laburisti avevano i loro principali esponenti in due persone, che erano uno Ramsay MacDonald, il primo ministro, e naturalmente il più esposto era il ministro del tesoro, che voi sapete in Inghilterra si chiama per antica tradizione Chancellor of the Exchequer, cioè cancelliere dello scacchiere, ed era Philip Snowden. Due uomini di punta del movimento laburista. Due uomini di punta che però avevano idee economiche del loro tempo. Come, pensate, avevano idee economiche ortodosse anche i socialisti tedeschi. Faccio un esempio. Rudolf Hilferding, famoso per aver scritto Il Capitale Finanziario, divenne ministro delle finanze della Repubblica di Weimar. Lui, che era stato il più brillante dei giovani marxisti di nuova generazione inizio del Novecento, trovandosi al governo si comportò come gli altri ministri. Cioè, quando esplose la grande crisi degli anni 30 ovunque, mancò
nei socialisti di tradizione riformista la capacità di vedere l'economia alla luce anche della prospettiva critica con cui essi stessi l'avevano studiata. Vale a dire che non volevano uscire dal quadro dell'ortodossia economica, predicavano, questo forse vi ricordo qualcosa, la necessità del rigore finanziario, la necessità assoluta del pareggio di bilancio, il gold standard, cioè stare il più possibile, tenere il più possibile la moneta agganciata all'oro, in sostanza affrontavano una crisi di quella portata con delle idee che erano estremamente vecchie. Anche i laburisti. I laburisti dovettero rassegnarsi nel 1931 a rompere il loro dogma fondamentale come inglesi, cioè la convertibilità aurea della sterlina, cioè il fatto che la sterlina doveva essere convertibile in oro, però non avevano più i mezzi per farvi fronte. Questo avrebbe potuto dare loro la possibilità di un'altra politica economica, invece quella timidezza ideologica, chiamiamola così, che li caratterizzava, li portò a fare l'esatto contrario, cioè predicarono i tagli di bilancio, l'austerità, il rigore economico e finanziario, causando che cosa? Un drammatico aumento della disoccupazione. E chi pagava il prezzo della crisi in primo luogo? Coloro che avevano votato il Partito Laburista, i lavoratori dell'industria, i lavoratori anche dei servizi e così via, tutti quelli che avevano sperato nel governo laburista come un governo di svolta. Invece questi due signori, che sono McDonald e Snowden, cedono le armi e predicano l'unità nazionale. Il partito si scompagina, è come se morisse. E di fronte a questo sconvolgimento e alla reazione durissima della base sociale e dei quadri intermedi del partito, che cosa fanno McDonald e Snowden? Passano dall'altra parte, diventano esponenti conservatori. Il Partito Laburista di colpo non esiste più. Voi pensate, nello shock di una crisi economica gravissima, con una caduta totale, il partito che è al governo viene decapitato, si autodecapita. Ci sono le elezioni naturalmente hanno un esito disastroso, non tanto in termini di voti, il Partito Laburista perde poco più del 5% dei voti, non tantissimo, tanto siamo in un altro mondo rispetto a oggi, è il mondo di 90 anni fa, è un altro mondo dove c'è una forte lealtà degli elettori verso il loro partito, c'è in particolare nel mondo proletario, un mondo proletario che era quello appunto delle fabbriche meccaniche, tessere, dei minatori inglesi e così via. Questi allora però non vanno a votare, non votano per il Partito Laburista perché si sentono traditi, una percentuale che però oggi per noi sarebbe modestissima non li vota più. Di conseguenza però nel sistema inglese del collegio uninominale il Partito Laburista viene più che dimezzato in Parlamento, perde la gran parte dei collegi elettorali dove aveva vinto. Questa è una batosta tremenda, perché bisogna reinventare il partito. E lì, ecco, incomincia una storia positiva per la socialdemocrazia europea, perché i dirigenti che rimangono, che sono più giovani di quelli della generazione più anziana che ha reagito in quel modo all'esplodere della crisi, pensano, ma noi dobbiamo dare altre risposte alla crisi,
alle sollecitazioni che ci vengono dal mondo del lavoro. Il caso vuole che in quegli anni John Maynard Keynes stia scrivendo la teoria generale, il suo libro maggiore, la teoria generale dell'interesse e dell'occupazione della moneta, mettendo in discussione radicalmente tutti i dogmi del passato, sostenendo perciò la necessità dell'investimento pubblico, sostenendo che tutto il risparmio deve essere convertito in investimento, e tesi keynesiane. Ad ascoltare il suo seminario, che mi sembra il mercoledì si tiene a Cambridge, ci sono dei giovani economisti che guardano la sinistra. Allora, Keynes non è mai stato un laborista, è stato un liberale, il Partito Liberale però si va estinguendo. Il Partito Liberale si estingue anche lì perché il leader che era venuto dopo Lloyd George, che era Winston Churchill, era passato ai conservatori. Perciò il Partito Liberale, e a Keynes non piaceva Churchill. Allora, le idee che sta elaborando John Maynard Keynes passano tra questi studenti. Questi studenti le portano dentro il Partito Laburista. E sono idee che mettono radicalmente in discussione la vecchia impostazione economica. Sostengono appunto l'intervento pubblico, le misure anticicliche, il deficit spending e così via. Il Partito Laburista ha l'intuizione in quel momento, alla metà degli anni 30, che quella sia la via per rilanciarsi, e incomincia ad assimilare tutta questa nuova teoria economica, la porta dentro il suo dibattito politico e arriva alla guerra, poi scoppia nel 39 la guerra mondiale, rifondandosi di fatto intorno alle idee di Keynes. Poi c'è la guerra con tutto quello che comporta, e c'è nel 1945, agosto del 1945, quando la guerra sta finendo, perché non è ancora finita nemmeno sul fronte asiatico, il Giappone si sta arrendendo, ci sono le elezioni generali. Le elezioni generali tutti prevedono un grandissimo successo per il leader inglese della guerra, per Winston Churchill. Al contrario, c'è un rapido ribaltamento, c'è una grande affermazione del Partito Laburista. Il Partito Laburista va al governo con l'idea di cambiare la società, non tanto in base alla famosa clause 4, quella della nazionalizzare tutto, ma nazionalizzare molto sì. Però che cosa fa? Nazionalizza nel 1948 la Banca d'Inghilterra. Banca d'Inghilterra era sempre stata privata. Nazionalizza le ferrovie, nazionalizza l'acciaio, nazionalizza l'industria elettrica. E poi che cosa fa? Fa la più grande operazione della sua storia, secondo me. Crea il Servizio Sanitario Nazionale alla fine degli anni 40, cioè per la prima volta la sanità è garantita a tutti ed è gestita dallo Stato. E i medici devono scegliere, perché è una riforma molto netta. Se tu lavori per il Servizio Sanitario Nazionale, sei un dipendente pubblico e puoi fare solo quello, perché la sanità è pubblica. Poi cominciano i piani di miglioramento delle pensioni e così via. Al governo c'è Clement Attlee, che è un esponente della tradizione laburista, e intorno però ha parecchi dirigenti e uomini nuovi del Partito Laburista che hanno studiato con Keynes e hanno sentito l'enorme influenza di Keynes. Keynes non può vedere tutto questo, muore nel 1946, però molte delle sue idee vengono assorbite dal programma di governo del Partito Laburista. Si formano nuovi quadri, per esempio Harold Wilson, che è stato famoso leader laburista, non è ancora trentenne, è nato nel 16, diventa parlamentare a 29 anni ed è già di questo gruppo.
L'influenza culturale di questa svolta è grandissima nel mondo, perché ridà una nuova anima a una socialdemocrazia, anche se abbiamo detto, lo ridico ancora, il Partito Laburista è una socialdemocrazia imperfetta, perché non ha un'ideologia definita, ridà comunque una base programmatica nuova alla sinistra europea. Qual è la base programmatica? Sono le basi programmatiche che poi verranno assimilate anche dalla socialdemocrazia tedesca e via via un po' da tutti. È fondata su due cose: l'economia mista, cioè un'economia fondata sulla dialettica e l'interazione tra un polo pubblico che dà le grandi guidelines, procede per i grandi investimenti, e il polo privato, e poi il welfare state, la generalizzazione dei diritti di cittadinanza. Un sociologo che si chiama Thomas Marshall, che è laburista, scrive alla fine anni 40 una teoria della cittadinanza. Lui dice: la cittadinanza si snoda lungo tre cardini, e sono i tre secoli, nel quadro storico inglese ovviamente. 1700 c'è la cittadinanza, l'eguaglianza di fronte alla legge, l'habeas corpus. 800, il diritto di voto, la cittadinanza politica. E poi, dice Marshall, il Novecento, la metà del Novecento, è l'epoca in cui si apre la frontiera della cittadinanza sociale, la social citizenship. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prima avevo i diritti giuridici di fronte alla legge, se poi ho avuto il riconoscimento del diritto di votare, che è universale e non prescinde dal reddito, da ultimo devo avere la garanzia della cittadinanza sociale, che è fondato sui cardini dell'istruzione garantita alla base per tutti, dell'assistenza sanitaria per tutti, della pensione per tutti. Questo è il nuovo involucro culturale che caratterizza prima il laburismo. Il governo Attlee sta in carica dal 45 al 51 e poi e viene assorbito dalla socialdemocrazia europea. L'economia mista, perché si pensa che la crescita economica debba camminare su due gambe: l'una è la gamba pubblica, l'altra è la gamba dell'economia privata tradizionale. Ma la gamba pubblica è quella che stimola in avanti e induce ad accelerare il passo attraverso investimenti programmatici. E poi l'altro, lo dicevo, il welfare state. Perché perde, se ha avuto così successo anche sul piano, soprattutto sul piano delle idee, il laburismo? Perché perde le elezioni nel 51? Il motivo è semplice: perde perché si disegna una sempre col sistema del collegio uninominale, si disegna una geografia per cui il Partito Laburista magari prende più voti in assoluto, però sono concentrati in alcune aree del paese, soprattutto nelle aree del nord e del centro, mentre le aree del sud, i distretti rurali dell'Inghilterra, che pure hanno meno abitanti, votano per il Partito Conservatore. Ma è tale l'egemonia che il laburismo ha assicurato alle proprie idee che nemmeno i governi conservatori successivi smantellano il welfare state, cioè non lasciano la proprietà pubblica all'industria delle miniere, dell'acciaio, dell'elettricità, lasciano in mani pubbliche la Banca d'Inghilterra, non toccano il sistema sanitario nazionale. Anche quando ritornano i conservatori governeranno per 15 anni,
dal 1951 al 1966, quando tornavano i laburisti con Harold Wilson. Fino al 70, perché il primo governo laburista è più breve, qua, è 66-70, e poi 70-74. Il 76-79, prima della Thatcher. Perciò i laburisti hanno governato dal 66 al 70 e poi dal 74-76 in forme di minoranza e poi fino al 1979, quando ci fu la grande svolta di Margaret Thatcher. Per tutti questi anni il laburismo mantiene questi caratteri che abbiamo detto, cioè un partito legato al movimento sindacale, di cui molte polemiche, perché dicono ma voi non potete mai fare nulla che dispiaccia ai sindacati, in quanto i sindacati vi finanziano, non solo finanziano le strutture del laburismo, ma fanno un'altra cosa i sindacati, nei vari collegi elettorali, e lì è molto importante per il sistema dei collegi uninominali, i sindacati indirizzano i voti dei loro iscritti verso i candidati laburisti. Così questo crea un blocco da una parte molto forte, dall'altra molto concentrato, cioè è un voto più concentrato di quello del Partito Conservatore. Questo, abbiamo detto, è una situazione che dura fino alla rivoluzione thatcheriana, la rivoluzione conservatrice di Margaret Thatcher. Dopo cambia la storia. Allora qui uno dice, ma qui c'è il laburismo che è il primo a sperimentare il welfare state, l'economia mista e così via, poi il primo che però subisce la rivincita del mercato, non so, la rivolta thatcheriana. Come avviene? Questo avviene per il fatto che nell'inverno 78-79 l'Inghilterra conosce una crisi economica e addirittura una crisi economica si traduce anche in un disagio nei servizi pubblici, che è accentuato dagli scioperi ed è accentuato dal fatto che addirittura in certi momenti manca la luce, manca l'elettricità, perché le miniere di carbone non funzionano più bene. Si genera un malcontento dovuto a questi fenomeni, a una grande campagna che dice ma i laburisti sono troppo subordinati ai sindacati per fare delle politiche che si discostino da quelle del passato, e terza cosa, i costi del welfare state sono troppo elevati. Margaret Thatcher era una conservatrice assolutamente diversa dal passato. I conservatori come Edward Heath e così via non si erano mai distaccati dall'impostazione laburista, l'avevano contenuta, non l'avevano espansa, ma non avevano attaccato quell'assetto istituzionale di politica economica che aveva caratterizzato il partito laburista. Invece Margaret Thatcher batte su quello. Dice, sapete perché l'Inghilterra si è arenata, non si sviluppa più? Non si sviluppa più perché da una parte i nostri redditi sono troppo truccati e perché paghiamo troppe tasse per sostenere la welfare state, dall'altra parte perché questo pesante vincolo pubblico frena la corsa delle nostre economie. Se noi rompiamo i lacci che tengono legata l'economia, essa riprenderà a correre. Non a caso, se ci pensate, le grandi azioni in campo di politica economica della Thatcher sono anche emblematiche di un'impostazione. Prima di tutto, la Thatcher parlava più alla Londra, capitale della finanza internazionale, che all'industria del centro e del nord del paese. Dunque, grandi liberalizzazioni per favorire il potenziamento di Londra come capitale finanziaria.
dall'altra parte, non ho bisogno di ricordarlo, la celebre lotta di un anno sostenuta contro i minatori inglesi per la chiusura delle miniere del Lancashire, dello Yorkshire e del West Riding, le tre principali regioni, tre principali bacini carboniferi del paese. La Thatcher in sostanza che cosa fece? Contrappose la vecchia Inghilterra, quella incardinata nella politica laburista dell'industria, delle miniere, dei distretti del carbone e così via, dell'acciaio, e dall'altra parte il grande boom possibile dei servizi finanziari che si potevano potenziare liberalizzando le regole. Voi sapete che non a caso in quegli anni la finanza internazionale trova una condizione più favorevole a Londra che non a Wall Street. Londra è un mercato, lo è ancora adesso, più deregolato di quanto non sia Wall Street, e non a caso tanti banchieri dicono che le cose che non si possono fare a New York si possono invece fare a Londra. Questo manda in tilt la politica inglese e la sinistra inglese, che vede subisce una serie di sconfitte con vari leader. Michael Foot è l'esempio della sinistra alla Corbyn, per intenderci, che guida il partito contro la Thatcher e perde. Sono anni di sconfitte dure. Poi c'è il tentativo di Neil Kinnock di rilanciare il partito, e poi arriva, ecco, Tony Blair. Che cosa fa Tony Blair? Tony Blair capitalizza i cambiamenti che erano avvenuti già prima di lui. Già Kinnock si era battuto senza successo per abolire la celebre quarta clausola dello statuto laburista, quella che sancisce la politica delle nazionalizzazioni, ma non ce l'avevo fatta. Tony Blair ci riesce. Perché ci riesce? Perché oramai i sindacati sono indeboliti, non hanno più la loro forza, i sindacati non hanno più nemmeno il block vote. Nel senso, il block vote che cos'è? Che gli iscritti al Partito Laburista erano gli iscritti individuali, ognuno può iscriversi al Partito Laburista come un altro partito in Inghilterra, ma i sindacati disponevano di un voto di blocco costituito dalla massa dei loro iscritti, che per il fatto di essere iscritti alle unions venivano considerati, anche quando votavano in un altro modo, sostenitori del Partito Laburista e come tale finanziavano il Partito Laburista. Bene, Margaret Thatcher crea una serie di ostacoli all'attività sindacale in questo senso. Pensate, per esempio, prima di fare uno sciopero importante di categoria ci deve essere un referendum. Un referendum con un voto, con un ballottaggio sì e no scritto. Voi dovete mandare una busta, sei favorevole allo sciopero del giorno tale? Sì, no, ecco. Questo aveva fortemente indebolito la struttura tradizionale del mondo del lavoro inglese, e su questo, ecco, farà leva soprattutto Tony Blair, che vincerà le elezioni nel 1997. Come le vince? Le vince non a caso, pensate all'operazione d'immagine, parlando di non più di Labour Party, di Labour, o semplicemente Labour, ma coniando un'espressione New Labour. New Labour. Cosa vuol dire New Labour? Vuol segnare una cesura. Noi non siamo più quelli di una volta, siamo un'altra cosa. Così come i vecchi conservatori degli anni 50 e 60 non avevano messo in discussione il quadro istituzionale e normativo creato dai laburisti nel governo Attlee, così Tony Blair non mette in discussione le linee guida che aveva dato Margaret Thatcher e che aveva, in forma più soft e attenuandole in qualche caso,
poi seguite, avevo proseguito John Major, che era stato il leader venuto dopo Margaret Thatcher dei conservatori. In sostanza Tony Blair pensa che l'Inghilterra possa beneficiare enormemente dalla globalizzazione, che l'economia globale e la sua diffusione sia stata favorita dalle norme liberistiche introdotte da Margaret Thatcher e che il Partito Laburista, nella sua nuova versione, che non ha più a che vedere, non dipende, non ha più quel legame organico con i sindacati, non ha più vincoli ideologici perché ha cancellato la famosa quarta clausola dello statuto, abbia così piena libertà e possa non solo godere, ma usufruire ancora più dei conservatori di quell'impostazione. Questo successo laburista del 97 è importante perché, come nel 45 Attlee aveva dato il là per la trasformazione della politica della socialdemocrazia europea, così Tony Blair apre la strada alle teorizzazioni, che forse ricordate, della terza via, la third way. Qual è la terza via? La terza via, dice Blair e lo riprendono gli altri leader europei, la terza via è quella che non è più quella della vecchia sinistra, ma è una sinistra moderna, di mercato, legata all'America del mercato, ma non è nemmeno conservatrice perché è più attenta ai risvolti sociali e alla redistribuzione economica, dei vantaggi prodotti dalla globalizzazione. È inutile dire che sono cose recenti, la sinistra europea si mette in questo solco, no? Pensate a Schröder, le famose riforme del mercato del lavoro tedesche, no? Di Peter Hartz. Hartz era un influente manager che era il principale consigliere di Schröder sulle questioni del lavoro, tutta la liberalizzazione, il sistema dei mini jobs che c'è in Germania è stata introdotta con le leggi del lavoro all'inizio del nostro secolo. Hartz, anche questa è una cosa singolare, non lo si ricorda mai, come lavoro faceva il capo del personale della Volkswagen. Pensate che anche questo ci dice qualcosa circa la specificità questa volta della Germania. Hartz era iscritto al sindacato metalmeccanico, pur essendo il capo del personale del gruppo Volkswagen, e alla Volkswagen la sindacalizzazione, ma è ancora abbastanza elevata, era del 94%. Di fatto tutti i lavoratori erano iscritti alle IG Metall, anche i vertici, anche i manager. Hartz, lo dico per chiudere una storia, finirà non bene la sua carriera, finirà con una condanna. Una condanna e una multa superiore al 500.000 euro per aver corrotto i membri del consiglio di gestione della Volkswagen. Voi sapete che c'è il doppio livello in Germania, no? C'è il sindacato con i suoi rappresentanti sindacali e poi c'è il consiglio di partecipazione, no? dove la Mitbestimmung, la cogestione, prevede i rappresentanti istituzionali dei lavoratori. Bene, per guadagnarsi il consenso dei membri della cogestione della Volkswagen, non aveva battuto mezzi, cioè siccome la Volkswagen è una grande multinazionale, li portava in viaggi di lusso in giro per il mondo, trattamento iper di lusso, escort comprese, tutto questo gli causerà l'accusa di corruzione, si farà anche qualche mese di prigione, se ricordo bene, ma certo, insomma, deve uscire dalla scena pubblica perché in Germania con una condanna del genere non si torna più in pista. Torniamo a questo periodo. Il laburismo, dunque, come vedete, ha dato il là alla politica della sinistra europea in più occasioni.
Poi naturalmente c'è stata la grande crisi, che è la grande crisi economica di questi anni, ma ancora prima era la grande crisi politica determinata, il vero motivo del crollo di Tony Blair, determinata dall'Iraq, dalla guerra dell'Iraq del 2003, quando in sostanza deciso a mantenere il legame privilegiato con gli Stati Uniti sulle questioni medio orientali, Blair oscura, nasconde, minimizza le informazioni che ha e che dicono che le armi di distruzione di massa non ci sono, non sono, per far partecipare l'Inghilterra alla guerra, alla seconda guerra dell'Iraq. Questo è il motivo vero della caduta, a cui si aggiunge poi la crisi del 2008-2009, che in Inghilterra colpisce prima che altrove a causa della... La crisi economica, guardate bene, è gestita meglio dall'Inghilterra che dagli altri paesi, perché al governo non c'è più Blair, ma c'è Gordon Brown. Gordon Brown è stato il cancelliere dello scacchiere di Tony Blair, suo lungo avversario, cioè avevano lottato per la leadership del partito a lungo. Gordon Brown però fa una politica espansiva, perché non essendoci il vincolo dell'euro, tutto sommato la Banca d'Inghilterra ha più elasticità. Però, ecco, questo è il punto cruciale, il laburismo subisce un crollo perché si era identificato di fatto con le politiche degli anni della globalizzazione e aveva dato un'immagine complessivamente molto positiva della globalizzazione, come se la globalizzazione avesse soltanto una faccia buona e non avesse anche dietro di sé delle contraddizioni stridenti, che sono poi quelle che abbiamo conosciuto nell'ultimo decennio. Questo è il motivo, secondo me, profondo della crisi laburista, cioè l'aver sottovalutato i rischi, le minacce, i violenti squilibri che la globalizzazione avrebbe recato all'Inghilterra, e l'aver sottovalutato che l'aver puntato tutto sull'espansione dei servizi finanziari indeboliva ulteriormente la base manifatturiera di una nazione che da questo punto di vista conosceva un declino pluridecennale. E siamo perciò agli anni recenti. Ma allora la domanda è: come mai si riesce a operare una svolta sinistra che non è presente negli altri soggetti della sinistra europea? Da dove viene fuori Jeremy Corbyn? Questo signore, che ha quasi 70 anni e ha un passato lungo di backbencher. Cosa vuol dire backbencher? Backbencher sono quelli che siedono in fondo nei banchi del Parlamento, stanno in fondo, non sono i frontman, le prime linee, quelli che si vedono alla televisione. È un parlamentare che ha vissuto tutta la storia recente del Partito Laburista, dagli anni Ottanta, una lunghissima carriera parlamentare, tutta nell'ombra, su posizioni di dissenso rispetto alla leadership. Vanno a vedere nelle testimonianze parlamentari, trovano che questo signore ha votato contro la guerra, in posizione, come dire, quasi isolandosi, facendo un'operazione di testimonianza politica personale, che sembra lo condanni ai margini, totalmente. E infatti, se voi guardate la stampa, come racconta Jeremy Corbyn? Lo racconta come un eccentrico. Allora, non c'ha la patente, va in giro in bicicletta. Divorzia dalla seconda moglie perché la seconda moglie, senza dirglielo, iscrive a una scuola privata il figlio, la figlia, no? Una cosa del genere. Cioè, è sufficiente, quello dice, oh, basta, e finisce qui. Gli inglesi
inglesi hanno un'espressione bellissima, per, è un teetotaler, sapete chi sono i teetotaler? Quelli che non bevono l'alcol mai, mai. È una tradizione, tanto della sinistra inglese, tutti hanno in mente i pub, quello c'è, popolare, ma c'è anche, come dire, quella leadership culturale, quella opinione culturale che rifiuta l'alcol in ogni sua forma, naturalmente, è anche vegetariano. Perciò voi ponetelo di fronte alla leadership precedente, quella del New Labour, no? Allora, amavano la bella vita, i consumi di lusso, no? Avete presente le vacanze di Blair, le vacanze toscane, ma Blair è una persona molto ricca oggi, no? Ha un patrimonio valutato in parecchie decine di milioni di sterline, eh? È un conferenziere affermato, nel senso che è di quelli come Hillary Clinton, per intenderci, ma fa una conferenza e può chiedere mezzo milione. Fa parte di questa elite cosmopolita che è antitetica al mondo considerato residuale di Jeremy Corbyn. Ma Jeremy Corbyn ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri, un vantaggio che favorisce la sua ascesa nel partito, quella di una radicale alterità, cioè di un uomo che pur stando dentro quel partito lì fedelmente non ha mai fatto alcun compromesso. È un eccentrico, sicuramente un eccentrico, ma piace a una parte di mondo giovanile che si iscrive. Oggi il Partito Laburista ha 400.000 iscritti, tanti, ma perché non c'è più il voto, l'iscrizione automatica, ci si deve. Ed è favorito dalla, certamente dai gruppi radicali, i partiti di oggi, che hanno pochi iscritti, se hanno dei nuclei, no? Che si mobilitano e per sostenere un candidato hanno più facilità. Perché viene su la sua leadership? Ma perché la leadership precedente, dopo il tracollo laburista, era affidata a una persona, secondo me, seria, Ed Miliband, che è uno dei... anche qui c'è una bellissima storia. Il padre, il loro padre, che io ho conosciuto, era professore di scienze della politica alla London School of Economics quando io ero giovane, io sono andato a studiare in Inghilterra, ed era un emigrato polacco, emigrato durante la guerra, ha fatto la resistenza in Francia, una cosa del genere, è arrivato in Inghilterra e era diventato un esponente di una sinistra inglese marxista non comunista, ecco, non era, però ha avuto questi due figli, il primo dei quali è diventato uno dei fedelissimi di Blair e oggi si è ritirato dalla politica, mentre l'altro figlio, Ed, è diventato il successore di Blair, di Gordon Brown, quando il partito è stato all'opposizione. L'ha fatto su una linea di maggiormente di sinistra, ma non abbastanza da distaccarsi. Ecco, lo stesso nome Miliband non richiama la gente, quella del padre, quell'anziano professore che avevo conosciuto, ma richiama invece gli anni di Blair. Allora, si crea una mobilitazione intorno a Corbyn che va al di là della sua figura e che premia, come dire, i suoi lineamenti morali, il profilo etico, esattamente come Bernie Sanders, lo stesso fenomeno. Ma attenzione, Bernie Sanders è dentro gli Stati Uniti, che sono un arcipelago molto più composito. È difficile immaginare che Bernie Sanders potesse davvero, al di là del fatto, vincere le primarie contro l'establishment del partito. In Inghilterra, invece, è possibile la scelta di Corbyn perché c'è il Parliamentary Labour Party, cioè il partito parlamentare che è su posizioni centriste ed è eredità in larga parte del periodo blairiano. E poi c'è il partito degli iscritti che invece è mobilitato
da un associazionismo di base, che in questo caso si è raccolto intorno a Corbyn per dire vogliamo una leadership alternativa. Allora, questo è il motivo del suo successo. Come ricorderete, tutti dicono questo uomo farà un buco nell'acqua, sarà un disastro. Perché non avviene? Allora, io provo a ragionare, le mie sono ipotesi, poi vedremo come andranno le cose. Perché quest'uomo, che tu dicevano, ma questa è una sopravvivenza, no? Adesso ho letto che Veltroni ha scritto un libro su un signore che si addormenta a un coma nel 1984 quando muore Berlinguer e si sveglia i giorni nostri. E questo mi ha fatto ricordare che c'è una trasmissione televisiva, che forse avete visto tanti anni fa, che si chiamava Avanzi, su Rai 3, dove c'era il compagno che quello che si svegliava diceva e trovava tutto un mondo. Allora hanno i nostri giornali hanno descritto Corbyn così, cioè come un uomo fuori da tempo, un bravo uomo ma matto, vuole il disarmo unilaterale, l'uscita dalla NATO, ha detto in solitudine praticamente totale con pochissime altre persone come lui delle cose che sono uscite complessivamente e sembravano definitivamente dal gergo politico del laburismo. E invece alle ultime elezioni che cosa è avvenuto? È avvenuto che se voi andate a leggere i documenti, è bene non fermarsi ai ritratti, come dire, di colore giornalistico. Io ho letto il programma del Partito Laburista delle ultime elezioni. Allora, vi posso dire che non era un programma estremista. Non lo era. Non era un programma estremista. Non lo era. Era un programma che aveva alcuni nodi, ma non è un programma. Non c'era scritto usciamo dalla NATO. Non c'era scritto. Il punto focale, qual era? È un punto su cui faremo bene, a mio avviso, a riflettere, sia che ci piaccia o che non ci piaccia Corbyn. Il punto è che bisognava tornare a un ruolo di intervento attivo dello Stato nell'economia. Un documento sottoscritto anche da economisti e studiosi che non avevano una caratterizzazione politica precisa. Faccio un nome per tutti perché è di origine italiana, e i suoi libri sono tradotti dalla Terza, Mariana Mazzucato ha sostenuto Mariana Mazzucato ha scritto un bel libro sul ritorno dello Stato imprenditore. E seconda cosa, che bisogna che alcuni servizi pubblici che in Inghilterra funzionano in maniera insoddisfacente tornino sotto il controllo dello Stato, dell'autorità pubblica, le ferrovie per fare un esempio. Terzo punto, le tasse universitarie. Questi tre punti hanno, secondo me, raccolto un consenso più ampio che spiega perché non c'è stato l'effetto negativo Corbyn. Corbyn è stato molto bravo, secondo me, nella campagna elettorale, nel senso che non ha dato tanto adito al suo folklore ed è andato sui punti, su questi punti qui: l'intervento pubblico, rilanciare il ruolo pubblico nell'economia, nazionalizzare o riportare sotto il controllo pubblico alcuni servizi essenziali come il trasporto, terzo, l'istruzione, alleggerire i costi per le famiglie. Questo ha coalizzato, secondo me, attorno a lui dei consensi di natura prevalentemente giovanile. Perché? Ma perché i giovani sono, basta guardare le statistiche del mercato del lavoro, sono tra i più penalizzati dal modello economico esistente. Allora, per loro la possibilità che qualcuno faccia balenare, che si possono tentare altre strade che non sono quelle consuete, trova un senso. Poi istruzione, tutti dicono che bisogna fare un grande investimento nell'istruzione, se arriva uno che dice dobbiamo ridurre i costi di istruzione, trova un senso.
c'è, insomma, ci sono degli elementi anche di ambiguità in una situazione come questa. E qui vengo al punto della Brexit. La Brexit ha vinto per poco e ha vinto di nuovo su quella polarizzazione che abbiamo detto, no? Aree urbane del sud, Londra in particolare, favorevoli a restare in Europa, aree periferiche, questa volta tanto del sud quanto del nord ex industriale, favorevoli all'uscita. Qua c'è il tema di gestire la protesta dei cosiddetti forgotten, i dimenticati. Che prospettiva diamo? Trump ne è andata una, come sappiamo, e gli è andata bene. La May, che è uno, secondo me, il tipico esempio di una di un politico opportunista, opportunista nel senso che sente i sondaggi, cerca di captare il clima e si comporta di conseguenza. La May è diventata a favore della Brexit perché dice ci vuole un leader che gestisca un passo così complesso. Corbyn non si è molto schierato perché la sua storia è quella che è, dunque non gli faceva vedere bene il legame con l'Unione Europea, ma nemmeno ha fatto una campagna a favore della Brexit, ha un po' sospeso il giudizio. Oggi si trova, cosa ha detto anche negli ultimi giorni, se ci deve essere Brexit, ha detto che sia l'uscita più soft possibile, sulle dichiarazioni dell'altro ieri. Ecco. È chiaro che qui c'è un nodo che è potenzialmente complessissimo, con effetti anche stravolgenti della realtà inglese. Avete visto che sono uscite l'altro ieri le previsioni sulla crescita economica europea, noi siamo gli ultimi insieme al Regno Unito inglese, ma noi siamo gli ultimi per i soliti motivi. Il Regno Unito inglese invece è per la conseguenza della Brexit, perché avete letto che insomma in tanti, se la data dovesse essere davvero il 2019, non sarebbero poche le attività economiche e soprattutto bancarie che hanno la sede a Londra che si spostano. Allora, questo è. Qui perciò c'è la partita più complicata. Se, come io ritengo, si andrà al voto tra, possono essere mesi, un anno, il governo May dà una prova così palese, così patente di incapacità che è impossibile che ottenga gli stessi voti l'altra volta. E il Partito Laburista si trova davvero nella possibilità, avendo avuto il risultato più brillante della sua storia recente nelle ultime elezioni, di fare il salto. Può darsi che debba cercare il consenso di qualcun altro, indipendentisti scozzesi, ciò che resta del Partito Liberale, che sono poche unità, nel caso fosse una coalizione, ma si trova di fronte a una partita molto complessa, su cui chiudo questo intervento già troppo lungo. Allora, da una parte deve sfruttare l'insularità inglese per fare una politica economica che non si può fare se tu non hai il controllo della tua banca centrale. Dall'altra parte però deve sapere che la spinta elettorale viene dall'elettorato giovane, che non è in maggioranza pro Brexit, ma è più di vicino comunque a mantenere il rapporto con l'Europa. Dunque sarà una partita estremamente difficile. Ma io voglio concludere appunto arrischiando una previsione. Secondo me, se l'Inghilterra davvero dovesse trovarsi in una contingenza elettorale e ne uscisse una soluzione pilotata dal Partito Laburista,
Io sono convinto che le conseguenze politiche sull'Europa ci sarebbero. E mi fermo qui perché davvero vi chiedo scusa per aver parlato troppo lungo. Grazie Giuseppe. Diamo adesso di raccogliere un po' di domande, anche perché vi devo dire aver raccolto una voce di speranza. No, scusate un attimo. Il titolo che abbiamo dato questo video è Alla ricerca della speranza politica. Ogni tanto quando me lo guardo la mattina mi dico è stato un po' coraggioso aver trovato, come dire, una lezione che spinge in questa direzione, mi apre un po' il cuore, insomma. Vediamo un attimo adesso la discussione fra di noi. Prego. Vai. Chiedo un foglio, ci mancherebbe, se no io non mi ricordo. Prego. Una domanda breve che spero non sia fuori dal tema. Intanto grazie mille per la magnifica, non trovo altre parole, lezione. Dunque, motivi della coesione, visto che parliamo di progetti Europa, quali potrebbero essere motivi di coesione verso l'Europa? Io coglierei un po'. Sì. Lasciatemi dire una cosa prima che prendete via. Io alle 2:30 vi do la risposta definitiva su Geoffrey Player. Siccome, ma forse non tutti tornano alle 2:30, c'è sempre questo problema. Nicoletta poi vi invierà una mail comunque a tutti per informarvi. Insomma, noi stiamo cercando di assolutamente rintracciarlo, però sappiamo che ha letto, che non sta bene, tutto. Vediamo se è in grado domani di fare questo collegamento via Skype. Però, siccome non ho ancora la risposta, sono un po' incerto, voglio dire, alle 2:30 vi dà la risposta definitiva, decidiamo assieme cosa fare. Comunque informiamo tutti via mail di quella che è quella sarà la situazione. Bene, scusate se ho interrotto per questa informazione. Bene, altre domande, altri interventi? Prego. Volevo chiedere quali saranno le possibili prospettive, tenendoci focalizzati sull'Inghilterra, sul Regno Unito, del metodi fiscali basati sulla tassazione patrimoniale, non di reddito, patrimoniale progressiva, di cui ha parlato Piketty, sì. Ma localmente c'è anche forse una storia precedente di tasse patrimoniali progressive fatte da un governo conservatore, se non ricordo male. Grazie. Grazie. Vediamo se ci sono altre domande. Nessun'altra nostra, no? Cioè, così inabituati a parlare di possibilità di qualche sviluppo positivo. Prego. La domanda è media e politica attualmente. In generale o in Inghilterra? No, in relazione al suo tema, sì, certo. Bene, allora non vedo altre, quindi puoi cominciare, poi vediamo se ci sono successioni. Allora, e le prime due questioni sono enormi. Motivi di coesione per l'Europa. Allora, innanzitutto, io ho impegnato sull'Inghilterra, sul rapporto Inghilterra-Europa, magari si può dire qualcosa per trarre qualche indicazione in questo senso. Che cosa ha alimentato la Brexit? Quali sono state le pulsioni? Allora, l'immigrazione, questo è indubitabile, poi basta andare a fare un giro a Londra, che peraltro non è, contraria, era contraria alla Brexit, e ha un sindaco che è un inglese ma di origine pakistana, Sadiq Khan. E allora quello è l'immigrazione, certamente gli squilibri, la polarizzazione dei redditi, che sono il problema, che è il problema, come dire, del lavoro e della gestione del lavoro, e
oltre a motivi, come dire, radicati nella insularità storica di un paese che appunto si sente si è sempre sentita un'isola. Tutto questo che indicazioni ci dà sull'Europa? Perché l'Europa è incagliata oggi? Io penso che l'Europa sia incagliata perché ha posposto questi problemi a quelli del controllo monetario. Io vorrei ricordare una persona che si ricorda poco, che è stato un grande economista italiano, che si chiamava Paolo Baffi, che era governatore della Banca d'Italia. Io vorrei ricordare un articolo che è stato poi ripubblicato negli scritti di Baffi, ma Baffi è una figura che viene sempre poco ricordata. Baffi, 2 mesi prima di morire, scrisse, era a fine degli anni Ottanta, un lungo articolo per un quotidiano, questo quotidiano era La Stampa di Torino, in cui faceva un discorso, diceva, ma lui aveva avuto grandi polemiche proprio perché non era convinto dell'integrazione monetaria che si andava facendo, poi dico una parola anche su questo, ma disse, ma noi quali problemi di prospettiva abbiamo per l'Europa? Abbiamo problemi che riguardano, diceva lui, soprattutto l'economia reale. E l'economia reale, diceva, viene prima dell'economia monetaria. Lo diceva il più noto studioso italiano di teoria della moneta. Sapete che diceva? Ma noi abbiamo il problema della demografia, delle migrazioni del Mediterraneo. Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta. Questo anziano economista di grande valore diceva questa è la priorità, secondo me è la priorità rispetto a un'eventuale moneta unica. La mia personale convinzione è che la costruzione europea abbia subito una torsione nel momento in cui si è imperniato tutto sulla costruzione della moneta unica. Questo lo racconta bene nelle sue memorie postume colui che fu il negoziatore del trattato di Maastricht, Guido Carli, che era quelli che voleva assolutamente, e dice: ho dovuto mettere con rammarico la firma su un accordo che dice che l'unico criterio della politica monetaria è la stabilità dei prezzi. Perché dice, la Federal Reserve americana, non è così, c'è l'occupazione, c'è la politica dell'autorità federale sulla moneta, non è determinata soltanto dai prezzi. Invece la Germania a Maastricht fece togliere ogni riferimento che non fosse la garanzia della stabilità dei prezzi. Morale, abbiamo ingabbiato la costruzione europea, che io continuo a pensare poteva essere una cosa importantissima, perché in quel libro bellissimo, siccome è il più bel libro di storia contemporanea dell'ultimo decennio, che è Post-war, dopoguerra di Tony Judd, un capolavoro, prima che Judd completò prima di morire a 62 anni, è un libro dimostra che c'è una convergenza materiale dell'Europa verso l'unità. Noi, io temo, l'abbiamo seriamente pregiudicata quando abbiamo messo avanti tutto il problema della moneta, 1, 2, la moneta in quella versione, nella versione più oltranzista possibile, tutto fatto di vincoli. Ecco, questa è la grande difficoltà dell'Europa oggi. Oggi, soprattutto la sinistra, secondo me non può rinunciare. Guardate, lo dico chiaramente. Quando sento i discorsi, come chiamano, sovranisti adesso, no? No? Che dobbiamo tornare, dicono tanti anche amici, tornare allo Stato nazionale, perché lo Stato nazionale è l'unico territorio che permette
l'effettiva democrazia. A parte che le cose sono andate oltre, è difficile tornare indietro su una cosa che non c'è. Ma resta, secondo me, l'obiettivo internazionalista resta valido. Purtroppo è stato compromesso dalla gestione dell'Europa che si è attuata negli ultimi 15 anni, dall'ingresso della moneta unica, che ha assorbito tutto. E io tornerei perciò all'agenda di Paolo Baffi. Colgo l'occasione per ricordarvi, lo dico sempre, io ritengo che abbiamo, questo paese abbia un debito verso una persona come Baffi. Baffi espose le sue resistenze al modello tedesco della, cioè il marco, la moneta europea, diceva, nel 78-79, l'ingresso della Germania. Venne sottoposto, oltre al linciaggio, quello un po' fascista, no? Non so, ma bene, anche dai suoi amici. Io voglio ricordare che il Movimento Federalista Europeo scrisse una lettera al presidente Pertini in cui chiedeva di rimuovere Paolo Baffi per indegnità morale, per aver opposto, per aver fatto delle critiche alle modalità della moneta europea. Questo non se lo ricorda nessuno, cioè è stata una figura isolatissima Baffi, per questo motivo. E torno a dire, 30 anni fa ha detto: guardate che prima viene l'economia reale e il banco di prova dell'Europa saranno le migrazioni territoriali. Ripartire è possibile, e io non so come, ma da lì si deve ripartire. Si deve ripartire, secondo me, dalle questioni delle migrazioni e del lavoro, cioè fare quello che si era fatto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando si era definito un modello, l'economia mista e il welfare state, che ha permesso 30 anni di prosperità e di crescita economica, sociale e civile e culturale, che poi, per tanti motivi, che alcuni dei quali ho cercato di, si è interrotta. Ma lì noi dobbiamo fare quell'operazione, altrimenti l'Europa scompare come entità significativa, e non capisco perché, perché ha tutti i numeri la realtà europea, però deve dire qualcosa, perché sul lavoro, e qui mi collego anche al secondo punto, i patrimoni. Ma io vi domando, ma le nostre categorie di lettura della realtà, ma servono ancora qualcosa? Patrimoni, no? Noi siamo sempre, tutti i giorni ci dicono: ah, l'uomo più ricco del mondo è Bezos, quello di Amazon. L'uomo più ricco del mondo è Zuckerberg, non so, è il terzo. Queste classi, come sono fatte? Allora, sto scrivendo un libro su queste cose qua, e ve lo racconto. Sono cose banali, Sono 2006 e 2016, le prime quattro imprese americane, del 2006, le prime quattro imprese di oggi. Faccio breve, dico memoria. Le prime quattro imprese erano ExxonMobil, erano General Electric e così via. Avevano un giro d'affari che non era mica lontano dei quattro maggiori di oggi. Avevano però una capitalizzazione che oggi sembrerebbe ridicola. Il cosiddetto GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon più Microsoft insieme, a settembre di quest'anno avevano una capitalizzazione di 3.000 miliardi di dollari. Questo, quando noi parliamo delle ricchezze, le ricchezze non sono ricchezze, sono semplicemente che i signori che detengono i maggiori quote azionari di questa società vedono aumentare il loro, è questa, non è la ricchezza del Maharaja nel 1850, ma non è neanche la ricchezza di Rockefeller e dei Vanderbilt, che era visibile, è fondato così. Allora, vi do un altro dato, questi sono dati finanziari. Sono andato a vedere quanti occupavano, no? Nel 2006, non parliamo di 100 anni fa, quanto occupavano le prime quattro imprese
in occupazione diretta, intendo dipendenti, occupavano 1.200.000 persone. Quanto occupano quelle? Occupano 100, se dati sono del fine scorso anno, 137.000 persone. Ma il potere che hanno queste 4-5 non le mette. Ma questo allora, noi come li tassiamo? Perché qui dobbiamo, non si può, cioè, l'ha ammesso, non so, è un bel documento. Mark Zuckerberg ha avuto la laurea honoris causa da Harvard alla fine di maggio, pochi mesi fa, perché lui, lo studente di Harvard, non si era laureato perché ha messo a punto la sua rivoluzionaria e a mio avviso, se permettete, quello di devastante. Facebook è devastante. Allora, noi nel discorso di Harvard, lui lo dice, ma io ho 33 anni, no? Io, come ho fatto a fare in 10 anni, cioè, non questi soldi, come essere seduto su questo valore? Ecco, io mi permetto di dire che le nostre categorie classiche, il profitto, il salario, ma non tengono più, perché sono profitti, non sono profitti, perché gran parte di queste imprese crescono di capitalizzazione ben prima di generare un profitto. Tu penserà a Tesla. Esattamente. Mi hai tolto, infatti, Elon Musk con la Tesla non ha guadagnato un centesimo, perde l'ira di Dio, però Elon Musk è apparentemente sempre più ricco in base a quel criterio là, perché il valore delle sue azioni, questo è il punto. È chiaro che di fronte a questi livelli, ai 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, ma i salari, per quanto posso immaginare siano buoni nella Silicon Valley, ma che cosa sono? Non c'è più nessuna correlazione, cioè io ho il fondato sospetto che le nostre categorie economiche, di fronte a queste cose qui, non valgono più, perché in realtà è una ricchezza smisurata ma apparente, costruita come? Sul debito. Bitcoin, per esempio. Questo è il punto che però noi non riusciamo ad aggredire. Ma io credo che, lo dico molto sinceramente, il capitalismo delle piattaforme digitali sia inquietante. E vengo al discorso anche dei media. Allora, ci sono da fare due discorsi sui media. Primo, i media tradizionali. I media tradizionali sono in crisi, come in Inghilterra, come ovunque. Non è in crisi l'Economist, perché ho parlato stamattina, come ogni sabato mattina, ecco, l'Economist per un sistema. Ma per un giornale che leggo molto, il Guardian, prende 1 milione al mese, mi sembra, attualmente. Perché perdono? Uno può dire perdono perché è cambiata la cultura, la mentalità, perché sono solamente gli anziani come sottoscritto che vanno a comprare il giornale e tutte queste cose. Perdono anche perché non ci aiutano spesso a leggere la realtà. L'esempio che ho fatto di Corbyn, cioè, se noi raccontiamo sempre i personaggi, no? È chiaro che io posso, io prendo una persona, posso raccontarla come un eroe o come un matto, come un uomo di genio o come uno strambo, un personaggio così. Non è questo, cioè, bisogna fare. Allora, i media inglesi non avevano capito questo, però il problema è che la comunicazione politica, e qui si attende una grossa autocritica da parte di Facebook e così via, e Zuckerberg l'ha accennato, perché Zuckerberg l'ha ammesso che senza Facebook Trump non avrebbe vinto, perché i meccanismi di costruzione
della comunicazione politica, oggi passano attraverso la comunicazione personale per piccoli gruppi. E sono io che scrivo te che dico gli immigrati ci rubano il lavoro, ci distruggono, e tu lo passi a un altro e ci rafforziamo, senza avere un minimo confronto con la realtà. Poi c'è anche il lato positivo, naturalmente. Il lato positivo, ho detto, che una mobilitazione di outsiders ha, nel caso di Corbyn, portato successo. Allora uno può dire, ma non è solo così, però prevale l'altro, prevale nella comunicazione politica, preva, e quella è una battaglia che, come bisogna fare la battaglia, secondo me, fiscale, sul piano fiscale, bisogna fare una battaglia di disinfestazione dei social media, che sono un serio limite, diciamolo così, alla democrazia. Personalmente io sono convinto, io sono, il problema non so da che parte prendere, ma neanche l'altro, ma l'altro, ma insomma, e la tassazione di Apple, ma allora qui è una cosa strana la vicenda di Apple, secondo me meriterebbe, al di là delle apologie, ma tutta la storia di Apple meriterebbe di essere riconsiderata, perché è divertente, no? Che ancora sono andato a rivedermi alcune interviste importanti di Steve Jobs, e allora diceva: io sono uno che fa cose, io faccio cose, ma che cosa fa oggi Apple? Perché sì, gli oggetti di Apple non sono, no? Sapete la famosa telefonata che Trump, il presidente, ha fatto Tim Cook. Allora gli ha detto: ma cosa stai facendo? Io faccio il nuovo, no? L'iPhone X, e poi faremo l'iPad. Ma tu devi dirmi, dice Trump, quando farai una fabbrica in America? La risposta è mai. Ecco, allora, se uno va a vedere, Jobs è stato a suo modo vittima di una contraddizione. Jobs, che perseguiva questa idea anche del design, degli oggetti belli e così via, che però finisce per fare delle cose totalmente immateriali, perché i grandi guadagni sono fatti se si vendono dei dispositivi elettronici che danno accesso a una gamma infinita e, come si dice, customizzata di servizi. Ecco, noi siamo passati dal 2006 al 2016 da un capitalismo che era ancora materiale, cioè General Electric, abbiamo tutti in mente dei prodotti, no? La Exxon, beh, il distributore, lo so che cos'è, è avanti così. Ma se vi dico l'unico, cioè Apple sì, ma di prodotti che non si limita a progettare, vengono fatti da Foxconn in Cina. Amazon è un immenso sistema logistico che sta determinando anche lì degli effetti. Questa settimana sulla stampa americana, cioè la comunicazione americana, ho trovato un articolo importante sul retail apocalypse, cioè l'apocalisse del commercio al dettaglio, perché le città americane di provincia stanno venendo svuotate dal fatto che avevano come luogo di aggregazione i malls commerciali, no? I grandi centri commerciali, adesso stanno venendo desertificati. Per cui, mentre prima si parlava della Rust Belt, delle fabbriche abbandonate, adesso parliamo di centri commerciali abbandonati, con una conseguenza ancora più grave. Ne parlava una persona che ci aveva ragionato, che l'operaio manifatturiero ha comunque una sua manualità che gli consente di campare con lavoro etere, ma il commesso del supermercato, quello che ha passato la vita a mettere dei prodotti sullo scaffale, sui banconi, che manualità che è. Non ha il saper fare dell'industria, cioè, non sai che fargli fare. Sai che Amazon sta progettando adesso un magazzino in cui si ipotizza zero lavoratori, zero. Certo.
nel senso uno entra completamente libero di consumare ciò che vuole, ma e alla fine viene ugualmente, gli si contabilizza sul conto corrente direttamente. Ma io c'ho il dettaglio, no? Di cui si parla in America, per arrivare in Francia, per esempio, dove stanno assorbendo. Voglio dire, queste trasformazioni sono le grandi trasformazioni della nostra epoca. Secondo me, se non se ne parla e non si utilizza, cerchi di mettere a fuoco delle risposte, saranno vecchie, quelle di Corbyn saranno vecchie, ma almeno, ecco, qual è il pregio? Non eludono il problema, ciò che invece, questo è il motivo del successo. Se invece io chiudo gli occhi e parlo del Rosatellum, certo, ci mancherebbe, bene. Ecco, proprio a proposito di questo problema del conoscere e poi del controllare come questi grossi nomi stanno rischiando di soffocare le libertà più prime, perché il discorso Amazon, per esempio, tutti gli operai che c'ha sono degli operai di grandi movimenti di carrelli, quindi con una bassissima, e quindi anche bassissimo reddito, eccetera. Però una delle maniere di cui si parla, però, ma non so come va a finire, è quella di tassare giustamente là dove viene fatto il profitto e dove invece stanno speculando. Ma perché speculano queste grosse aziende? Perché, a cominciare dall'Europa, ci sono dentro dei paesi in Europa che sono paradisi fiscali, e che si sapeva che erano paradisi fiscali quando ancora si è fatto lo statuto europeo, quando, no? Allora, perché adesso qui ne parlano ma poi pensano non potranno fare niente? Perché non riescono a fare niente? Perché questi paradisi fiscali europei, almeno europei, non si possono obbligare? Obbligano noi, questi qua dall'Olanda o dalla Germania o dal Lussemburgo, obbligano noi a fare i conti precisi, no, stechiometrici sul nostro debito, che è grosso, eccetera. Ma perché non, a loro non si può imporre di chiudere questi? Cosa sono queste cose che ci impediscono? Domanda difficilissima. Io mi limito a chiudere rimandando, lo guardo sulla metropolitana mentre venivo qui, la vignetta di quella settimana dell'Economist, dunque giornale di cui si può dire tutto meno che sia anticapitalista. C'è un'isoletta, no, dove ci sono 3 o 4 naufraghi malmessi, i capelli lunghi, che si baciano, siamo qui abbandonati. Si vede arrivare una nave, una bella nave, punta in direzione dell'isoletta, questi si sbracciano lì, gli arriva un enorme sacco che li schiaccia pieno di soldi, col suo paradiso fiscale. La nave riparte, sulla nave si chiama il ricco. È l'Economist, voglio dire, è un segno dei tempi che l'Economist, e faccio una vignetta del genere, è la vignetta di apertura che c'è nelle prime pagine del numero di questa settimana. Questo dice la sensazione che sta montando. È una sensazione, secondo me, ovviamente giusta, ma anche pericolosissima, non so, perché le risposte di destra sono tremende. Il rischio che io vedo è che passi un fascismo soft, non so come dire, addomesticato, un fascismo, ecco, che diventi il senso comune della nostra epoca. Io i rischi che per questo bisogna muoversi in fretta e parlare, affrontare le questioni reali, non parlare più. Grazie. Grazie. Noi ci vediamo pomeriggio, continuiamo. Parliamo di Germania il pomeriggio.